Quindi adesso passo la parola all'onorevole Onori, anche lei 5 minuti di tempo, però la sentite subito. Ecco. Grazie mille e buonasera a tutti, ai presenti in sala, chi ci segue online. Comincio, ho tante cose da dire, quindi andrò veloce. Voglio sicuramente iniziare ringraziando il Comitato Mobilitiamo CIE e i proponenti dell'evento, dell'iniziativa e della petizione, quindi in particolare Flavio Venturelli e Maurizio Parese. Davvero grazie, un saluto alla Console Toninato, Viceconsole di Girolamo, al prefetto Di Vito e al consigliere Simonetti, al Comites Stoccarda e chiaramente ai miei colleghi online. Io voglio iniziare, diciamo, innanzitutto sottolineando l'importanza e diciamo la straordinarietà nel contesto attuale in cui ci troviamo in Italia ma anche all'estero di una petizione, di un'iniziativa che parta dai cittadini, non da un partito specifico, ma dai cittadini, arriva a raccogliere 1500 firme. Prima Maurizio Parese l'ha caratterizzato come risultato modesto. Io non lo trovo affatto modesto, io lo trovo incredibilmente importante, e forse se poi quando scrivete qualcuno vi risponde è anche perché dietro ci sono 1500 persone che hanno messo nome e cognome per dire sì, questa cosa la voglio, sì, perché questa cosa è importante, perché come diceva la console Toninato è un diritto avere il proprio documento d'identità rinnovato, quindi stiamo parlando proprio della base. Io sono stata contattata dal comitato a dicembre 2023, mi sono subito interessata alla questione, come è giusto che sia per un rappresentante dei cittadini all'estero, abbiamo organizzato una riunione, ho presentato un'interrogazione, queste sono le cose fatte. Ma quello su cui vorrei spendere più parole è quello delle cose da fare, sono le cose da fare in futuro. Intanto l'evento di oggi, l'iniziativa di oggi è stata estremamente interessante per quanto mi riguarda, perché abbiamo ottenuto diversi elementi di riflessione su cui immaginare gli step successivi. Ho due direzioni da proporvi. La prima è quella di alcune audizioni a questo punto importanti e non più rimandabili. La prima sicuramente al garante della privacy, quindi prendo l'impegno con voi tutti di chiedere un'audizione nelle commissioni congiunte, prima affari costituzionali e terza affari esteri, del garante della privacy, perché è il nostro grande assente oggi in qualche modo, nel senso che grazie anche all'evento di oggi e questa riflessione partecipata che abbiamo fatto, abbiamo capito che lì c'è molto probabilmente un nodo molto interessante, come un altro nodo interessante è quello dell'ANCI, e quindi l'audizione di entrambi i soggetti su questo tema nei tempi più brevi possibili mi sembra qualcosa su cui provare a lavorare insieme, e chiaramente mi sento di chiedere il sostegno e il supporto dei miei colleghi su questo, se la ritengono un'iniziativa valida. E lo stesso sostegno mi sento di chiederlo invece sull'altra direzione di iniziative che io vedo, che si riassumono nel continuare a dare peso specifico, importanza e supporto a questa petizione. L'abbiamo fatto con alcune interrogazioni in cui il comitato era nella mia proprio citato, ma io credo che possiamo fare molto di più in questo, e quindi mi sento di chiedere ai miei colleghi di impegnarci tutti insieme per promuovere, se il comitato si sente di riaprire le firme, per continuare un periodo di promozione della petizione o quantomeno di sensibilizzazione sul tema. Poi questa è chiaramente una scelta che non sta a me neanche individuale, però di promozione del tema e di sensibilizzazione di questo tema, a maggior ragione che andiamo incontro all'estate, e quindi è molto semplice per tutti immaginare come sarebbe bello che i nostri connazionali che ritornano, cugine, parenti e fratelli, possano farsi la carta d'identità, specialmente se vivono in quei paesi dove le liste d'attesa sono molto lunghe. E potremo anche fare, insieme ai miei colleghi, se ho ancora qualche secondo, una lettera. A questo punto abbiamo coinvolto il Ministero dell'Interno, il Ministero degli Esteri, io mi impegno a sentire il garante della privacy, ANCI, perché non scrivere anche una lettera firmata da tutti i parlamentari eletti all'estero che lo ritengano, al Ministero, al Ministro Tajani e al Ministro Piantedosi. Qui c'è un carattere d'urgenza che dobbiamo sottolineare, che viene proprio dal fatto che per il 2026 la regolamentazione, il dettato regolamentare UE ci chiede di andare a risolvere, andare a chiudere questo cerchio. E a me non pare
non mi sembra che, diciamo, con questi tempi si possa noi andare a raggiungere questo obiettivo, siamo molto lontani da raggiungere questo obiettivo. E quindi sottolineare l'urgenza di questa situazione con un rafforzamento della petizione, con una lettera congiunta firmata da noi tutti al ministro Tajani e al ministro Piantedosi. E poi, se ho 30-20 secondi, vorrei, approfitto davvero della presenza e ringrazio ancora della console Toninato e del vice console Di Girolamo. Sulle liste di attesa, console Toninato, lei ha parlato di una riduzione dei tempi drastica da alcuni mesi fino ad alcune settimane. Mi chiedevo se questo, diciamo, come lei relaziona questo, se vede una relazione con la chiusura delle possibilità di prenotazione, appunto, a poche settimane, se non pochi mesi, nel senso, in questo momento, se io oggi vado sul sito del Prenotami, quanto a lungo posso arrivare a prenotare quanto a lungo posso arrivare ad ottenere una prenotazione per il consolato? E sul progetto Comites, quello degli sportelli è un'esperienza effettivamente molto positiva. Io l'ho ascoltata, mi è stata riportata anche da tante altre realtà, alcune di queste proprio in Germania. Quello che è un elemento che a volte emerge, e chiederei la sua opinione al riguardo, è il fatto che un servizio, diciamo, i progetti del Comites non nascono per essere strutturali, e quindi un progetto del tipo sportello che agevoli la comunicazione tra il consolato e la cittadinanza e che, diciamo, serva anche per tutte quelle fasi preliminari del rilascio dei documenti, possa poi, diciamo, essere, andare bene per un anno, ma poi non essere più accettato, non poter proseguire, proprio perché rientrerebbe a quel punto in un servizio più strutturale, e questo è un po', diciamo, diverso dall'idea dei Comites. Adesso che alcuni progetti non vengono accettati per questo. Chiudo qui e se ci sarà tempo farò altre domande. Grazie ancora. Bene, grazie.